Ring, buonasera, ben ritrovati in diretta. Subito vi diciamo 340-700-6567. Ieri è stata una puntata ad alta tensione per molti motivi, lo avrete visto. Grazie perché ci avete seguito in tanti. Oggi c'è stato ovviamente un seguito alle polemiche, come immaginavamo, insomma, dato ampio spazio sulla stampa locale e non solo. La puntata di Ring di ieri sera, con le dichiarazioni di Fabio Tuia, che è stata ripresa da alcuni network nazionali con le sue dichiarazioni, avrete sentito, ha chiesto anche scusa in realtà in diretta. Ci riferiamo ovviamente alla sua dichiarazione su Maometto. E ieri sera abbiamo seguito un po' tutto l'iter degli ultimi mesi, ricordando quello che dalle promesse è stato fatto dalla giunta di piazza, mentre c'era un centrosinistra che attaccava parlando di sole gaffe. Questo dicevano gli esponenti dell'opposizione, in particolar modo da parte del Partito Democratico, che questa sera ancora una volta non è rappresentato e ci dispiace. Come sapete, ci sono almeno 6 poltrone a Ring, una è dedicata sempre al Partito Democratico, che ogni tanto sceglie di non partecipare. Sveglia Trieste gli piace molto invece, devo ammettere. Questo però, insomma, impareranno a capire che è giusto che ci siano tutti. Non piace il contraddittorio. Allora, dopo lascio a ognuno di voi l'opinione. Questo ci dispiace, insomma, perché garantiamo come sempre a ognuno la presenza. Allora, dicevamo, quindi chiocciola Tele4 sia su Twitter che su Facebook per commentare e mandare domande agli ospiti che sono qui in studio. Tra poco li presentiamo. Commentiamo ancora una volta questi primi mesi. Partiamo ovviamente dal caso di queste ore. Tra poco ci sarà qui la presidente della comunità islamica di Trieste, che è già intervenuto con un appello, forse l'avrete sentito, al telegiornale di Tele4 oggi. Lo sentiremo di nuovo dalla sua viva voce e raggiungeremo al telefono ancora Fabio Tuiac per capire che cosa è successo oggi. Allora, vi presento Michele Babuder di Forza Italia, buonasera, bentrovato. Buonasera a voi, bentrovati. Al suo fianco il capogruppo della Lega Nord in Consiglio Comunale, Paolo Polidori. Buonasera a tutti e contesto già il titolo. Ecco, va bene, dopo ne parleremo insieme. Buonasera a Fabio Carini. Buonasera a te. Buonasera, bentrovato. Qualcuno ci chiedeva l'altro giorno su Twitter che fine ha fatto la sua vicenda personale in regione, poi ce lo racconterà, insomma, volete, per quelle dichiarazioni rilasciate, se lo ricorda, Tele4, quindi le novità sono recenti, quindi ha avuto un richiamo, lo definiamo così, dalla regione e poi credo che la vicenda vada avanti. Sì, poi sì, tra un po' ci dice. Buonasera, ben trovato anche a Mauro Cassano dei Cittadini. Buonasera a voi. E a Istok Furlanic di Rifondazione Comunista. Buonasera. Buonasera, ben trovati a tutti voi. Allora, iniziate a mandare domande a SMS, tra poco rivedremo dunque alcuni servizi di questi giorni. Avrete visto anche l'attacco di Bruno Marini nel giorno in cui si è inaugurata la statua di Monsignor Santin. Si è arrabbiato per l'idea del sindaco di piazza di essere protagonista della registrazione delle unioni civili. Quindi poi discuteremo anche di questo, così come siamo tornati anche sul tema dell'accoglienza dei migranti. Questa mattina il presidente di Trieste Trasporti ha risposto a tantissime domande in diretta a Sveglia Trieste, molte di queste erano legate proprio ai problemi a bordo dei bus e le tante multe che i migranti prenderebbero perché si presentano senza titolo di viaggio. Allora, farei entrare Salah Ibaria, se è pronto, già microfonato, il presidente del Centro Culturale Islamico. Mi può raggiungere? Dove l'avete messo? Fatelo venire qua, intanto mi siedo io, anche perché appunto oggi ha lanciato questo appello per far partecipare. Buonasera Salah. Salve, ecco, buonasera. Prego, si accomodi pure qua. Fabio Tuiac al corso, che corso è? Quello che ha proposto a Fabio Tuiac di partecipare a un corso, un dibattito, Conoscenza dell'Islam, introduzione alla religione islamica, all'Islam, sì, un corso di informazione, di insegnamento, di dialogo, di dibattito, cioè conoscenza generale delle basi della religione islamica. Perché quel ragionamento di Fabio Tuiac è sbagliato secondo voi? È sbagliato perché prima di tutto la religione è molto più grande di queste piccole cose, di parlare di queste cose.
Dopo c'è anche l'atto del rispetto, rispetto totale verso le persone, e non solo come musulmani, ma queste persone, i profeti, sono persone che sono state scelte da Dio per compiere questa missione. Allora deve essere un rispetto di tutti verso tutti, cioè generalmente verso tutta l'umanità, ma in questo caso specialmente verso i profeti. I profeti, come ho detto, tutti per noi sono profeti da rispettare. A noi fa male di sentire questo, non solo perché verso il profeta Muhammad, oppure, ma anche verso qualsiasi altro profeta, Mosè, Gesù, indifferente quale profeta, perché questa è una classe da rispettare. Devono sapere tutti che c'è qua una classe di persone, profete, sacre, mandate da Dio, rispetto totale da parte di tutti. Quindi, diciamo, sbagliato prendersela col profeta, magari giusto con chi invece dichiara, qualche imam, come abbiamo letto nella stampa recentemente, che dice che le spose bambine è qualcosa di tollerabile o da spingere, diciamo, nel momento in cui ci si avvicina all'Islam o l'Islam entra nei nostri paesi, questo dice? Certamente. Quello è da condannare, ma non prendersela col certamente profeta. Poi se qualche imam dice, io sempre da anni che dico queste cose, che ci sono molti che vengono chiamati imam, imam fai da te. Non hanno seguito né facoltà di teologia né religiose, non avevano maestre, da sole, autoproclamate. Questi non hanno neanche la conoscenza generale della religione e non hanno neanche il diritto di parlare di questo argomento perché non sanno. Cioè, oggigiorno, come sempre, la religione islamica non è una religione così fatta. Cioè, segue anche un certo rispetto, una certa norma nella vita. Infatti noi diciamo non solo fede, ma anche una norma di vita. Norma di vita che non è in contraddizione con, né con la logica della vita e non con il cervello, né con l'intelletto umano. La religione islamica è una religione di intelletto, di conoscenza, di sapienza. Per questo, anche in questo caso, il matrimonio con i bambini non esiste neanche nella religione islamica. Non esiste. Non esiste qualcosa del genere. Perché qualcuno, già anticipando la domanda che l'avrei fatto, le chiede se lei condanna appunto questa pratica delle spose bambine, diciamo. Certamente, certamente i bambini non hanno neanche un obbligo religioso di praticare il culto, tipo la preghiera, tipo il digiuno, perché non sono ancora maturi. Certo. Dio non chiede da loro niente. Bambini che devono crescere nel senso, ma non solo fisico, ma anche intelletto, personalità. Allora dobbiamo garantire a loro lo spazio e anche la libertà e le condizioni per farli crescere. Come dico, non hanno neanche dovere religiose i bambini. Senta, qual è l'effetto, secondo lei, di una dichiarazione come quella di Tuyak? Allora, prima di tutto ci fa un po' male. Ci sentiamo un po' tristi, perché in una città che amiamo molto, io ho detto Trieste, che abbiamo superato il discorso del rispetto. Siamo oltre, amiamo la città, ci troviamo molto bene, città del dialogo interreligioso, del dialogo, dell'ottimo rapporto con le istituzioni, e siamo una grande famiglia con le comunità religiose, esercitiamo la nostra pratica religiosa con il massimo della libertà. E io ho dichiarato spesso e già da anni che una città modello a livello nazionale, se non europeo, è Trieste. Trieste, di integrazione, di rispetto. Guarda che noi godiamo rispetto da parte di tutti e abbiamo ottimo rapporto con tutti, con tutte le istituzioni, comuni, provincia, prefettura, costura, quindi anche regione. Con la maggioranza attuale che c'è in comune. Assolutamente. Diciamo. O si è fatto un passo indietro su questo, secondo lei? Certamente, questo è un segnale che stiamo andando verso un altro verso. Cioè, questo non fa bene né alla città, ma non solo ai musulmani. Cioè, i musulmani si sentono e dicono, ma come? Ma dopo che festeggiamo insieme, facciamo delle visite, andiamo a trovare, riceviamo degli inviti, adesso da parte delle istituzioni, perché la gente non sa distinguere. Dice qualcuno delle istituzioni, qualcuno del comune o della provincia o della regione, indifferente chi, parla così. Uno che ha una personalità che gode, che ha una certa autorità. Non è una qualsiasi persona qui che fa male, no? Fa male alla comunità. E poi non è che tutti possono ragionare come ragiono io. C'è qua da saperlo anche questo. Vedono che qualcuno ha offeso il profeta,
Allora sono tristi, ma dico come? Allora se io parlo, no, la città di Trieste è un modello di vita, cioè, di integrazione. Cioè, che qualcuno può fare una follia, reagire male, intende dire questo? Ma no, io noto che cominciano a si sentono male. Si sentono male, cosa, come, perché? Perché? Senta, è chiaro che molti che hanno ascoltato, letto, non so, in questi giorni quello che ha scritto Fabio Tuia, che pensano probabilmente che sia, da una parte, non attento a seguire la politica e le dinamiche, che sia il pensiero della Lega tutta, il pensiero del centrodestra tutto. Altra cosa che si dice è che questa amministrazione sia molto trainata dalla Lega Nord. Da questo punto di vista lei cosa dice? Noi, no, io personalmente non credo questo, perché fino adesso noi stiamo esercitando la nostra pratica religiosa, il nostro culto, i nostri incontri, le nostre feste, con il massimo della libertà, come sempre. Cioè, indifferente chi è nel comune di Trieste, a parte che sono persone che sanno che Trieste è particolare, che tutte le comunità religiose godono il massimo della libertà di esercitare la loro, oltre che garantito dalla Costituzione italiana. Ma a Trieste, in modo particolare, hanno tutti garantito questa libertà. E noi in realtà non abbiamo sentito, io personalmente non ho sentito nessuna differenza, indifferente chi è giunta arrivata. Senta, devo fare una manifestazione tutti insieme contro queste cose. Cioè, chiedono di fare una manifestazione contro, credo, le spose bambine, la pratica delle spose bambine. Mi spiega bene che cos'è questo corso, questo insegnamento di avvicinamento all'Islam, oppure di spiegazione di che cos'è, cioè, perché l'obiettivo può essere differente, immagino, no? Sì, allora noi da anni, io personalmente ricevo o anche faccio delle visite a varie scuole, assemblee di istituto, corse all'università, certo, Convegni, tutto quello che volete. Allora abbiamo adesso, visto che abbiamo una nuova sede, che abbiamo lo spazio idoneo, adatto anche di grandezza, nel centro città, allora abbiamo detto è arrivato il momento di fare certe iniziative direttamente verso la gente che è interessata a conoscere l'Islam. Qualsiasi persona che è interessata a conoscere. Io personalmente guiderò questo corso con altre persone dal direttivo e dalla comunità, ma noi non insegniamo il culto. Ecco, la preghiera. Cioè, perché uno dice fate indottrinamento. No, questa è l'osservazione che può arrivare. No, è quello che voglio dire. Non c'è né l'insegnamento né di preghiera né di giorno. Vogliamo portare, insegnare e dialogare, ho detto, anche scambiare l'opinione con la gente, e insegnargli cosa vuol dire Islam dal punto di vista sociale, culturale. Sì. Allora, credo ci sia Fabio Tuiac al telefono, mi dicevano i ragazzi. Sì. Tuiac, ecco, buonasera. Che giornata è stata oggi? Sì, ciao Ferdinando. Buonasera. Ciao a tutti, buonasera. Che giornata è stata, quindi? Non volevo creare tutte queste polemiche. Ho visto che se ne parla ormai a livello nazionale per questo mio post. Io, come ho detto ieri, condannavo questo imam che vuole le spose bambine, una cosa che devono condannare giustamente. Sbagliato però prendersela col profeta, come diceva anche questa sera il presidente. Però, come ho detto ieri, io non me la sono presa con il profeta. Io non me la sono presa con il profeta, perché se un uomo di 54 anni sposa una bambina di 6, nella lingua italiana si dice che è un pedofilo. Quindi non l'ho offeso, questa è una realtà, perché i libri vostri, Aisha è stata moglie di Maometto. Sì. Senta, quindi non mi sembra che cambi molto l'opinione. Mi spiace, non volevo offendere nessuno. Io sono certo che la maggior parte dei musulmani condannino le spose bambine, sono certo, che però condannavo quegli imam che dice che la cultura delle spose bambine è giusta. Sale. Io lo so che la maggior parte degli italiani è contraria, dei musulmani è contraria, e ho solo ricordato che nella cultura islamica Maometto ha dato un esempio. Cosa dice Saleh? Allora, certamente l'imam ha sbagliato. Ha sbagliato. Questo credo che dovete condannarlo voi. Certamente.
Come ho detto, è sbagliato di parlare di questo, sbagliato di avere questa opinione, perché non esiste, non esiste. Io non è che adesso, perché sono in Italia e la legge, e neanche la legge islamica vieta questo. Cioè, guarda che a 6 anni non esiste neanche la legge islamica che della donna, che la ragazza deve mettere il velo. Neanche questo. Non solo che non deve pregare, fare, ma neanche il velo. Nessuno, a parte che neanche da grande nessuno può obbligarla, ma non è richiesto da lei perché è ancora una bambina che deve crescere. Tu, Iac, Saraki Baria l'ha invitata a partecipare a questo corso di spiegazione, diciamo, di cos'è l'Islam. Oggi lo ha dichiarato nel telegiornale, lo ha ribadito poco fa. Che cosa risponde? Parteciperà? Ma sinceramente non è che mi interessa così tanto, però lo invito io a venire domenica mattina a messa, canto nel coro della chiesa, canto molto bene. Canta bene, quindi vabbè, casomai una volta proveremo a sentire. Però... un altro invito per lui personalmente, che se ha il piacere di incontrarsi e bere anche un caffè, parliamo di questo argomento. No, guarda, ripeto, mi spiace, non volevo offendere nessuno, crearne un caso nazionale ormai. Però sono veramente, io parlo da leghista, da cattolico, da cristiano, sento queste, difendere i miei valori cristiani, non ce l'ho con nessuno, per carità, però questi miei valori cozzano veramente con una parte della vostra cultura islamica. Però diciamo c'è anche il dialogo, il confronto e l'apertura, insomma, incontrarvi, che sia un caffè, che sia la partecipazione alla messa, quello che pensa lei, Tuyak, però forse sarebbe corretto, non lo so, almeno incontrare Saraki Baria, no? No, ma son sicuro che sarà una brava persona, la maggior parte dei musulmani saranno moderati e non c'entrano con quelle dichiarazioni di quell'imam, che però devono venire condannate fortemente. Questo e sì, purtroppo lo ha fatto. Si sente che troppi imam inneggiano a cose che non vanno bene per la nostra società. Un islamico moderato deve condannare con tutte le forze questo, perché questo l'ha fatto anche poco fa il presidente, però sì, questo caffè ve lo prendete o no insieme? Guarda, si può anche fare, però no. Non sarà un problema, guarda, con tutti gli impegni che ho, fra il mio lavoro, fra gli allenamenti per tornare a combattere, il consiglio comunale, ho un po' di difficoltà. Vabbè, con la volontà si fa tutto, anche il presidente è molto impegnato. Un caffè alla turca, sì. No, anche il presidente è molto impegnato, se c'è la volontà c'è, se no niente. Non... Va bene, Tuyak, grazie, buonasera. Bene, buonasera a tutti, grazie. Buonasera. Sì. Non mi sembra abbia cambiato molto il pensiero. Allora, lui ha ragione di una cosa, che questi imam, autoproclamati imam, oppure finti imam, oppure se uno sa già qualcosa, legge qualche pagina sull'Islam, dichiara che lui è l'imam, questo è da condannare. Cioè, questi non conoscono l'Islam e non conoscono l'Islam in maniera generale. Ma non solo conoscere l'Islam, anche conoscere la realtà per poter praticare l'Islam, no? Cioè la realtà del paese in quale viviamo, perché l'Islam è flessibile, certi punti no, per esempio questo del matrimonio dei bambini, non esiste, è contro, anzi l'Islam, e c'è scritto nel Corano, dà la libertà totale all'uomo e anche alla donna di scegliere il suo partner, ma quando uno può scegliere? Quando è maggiorenne. Quando adulto, questo dice la religione, e ci ha detto questa religione, scritto nel Corano 1400 anni fa. Qualsiasi musulmano interpreta diversamente è sbagliato, cioè questo è assoluto. Grazie Presidente del Centro Culturale Islamico, Saraki Baria, grazie. Buona serata, grazie. Avete visto anche questo confronto che era giusto forse 24-48 ore dopo, anche se mi sembra che insomma Fabio Tuyak non abbia cambiato molto la sua idea. Pensiamo prima a problemi degli italiani, certo, insomma, comunque è una cosa
che diciamo sempre, lavoro e altri temi simili sui quali torniamo. Prima ho visto molti sms contro la Lega Nord, ho visto alcuni riferimenti all'allontanamento, chiedevano l'allontanamento della Lega Nord addirittura dal Consiglio Comunale, alcuni via sms. Furanic, mi dà un suo commento anche dopo aver ascoltato le parole di Saleh Baria e quelle di Fabio Tujak? Sì, ma le parole di Tujak sono difficilmente commentabili qua, cioè, ha creato quasi un caso nazionale, ormai la nostra città è quasi quotidianamente un caso nazionale per veramente dichiarazioni o scelte politiche assolutamente assurde se non vergognose. Prima Tujak parlava per esempio di pedofilia riferendosi a che in italiano il termine pedofilia riferendosi a un'epoca in cui l'italiano ancora neanche non esisteva come lingua, no? Se andiamo sviscerare tutti e tirar fuori tutti gli scheletri nell'armadio delle varie religioni, ovviamente troveremo in ogni religione delle cose che sono assolutamente censurabili nel 2016. Poi che vada o non alle elezioni proposte dal presidente della comunità, Tujak credo non cambi molto perché difficilmente, sarebbe un segnale distensivo, ma no, perché magari difficilmente apertura di confronto. Capirebbe quello che gli verrebbe spiegato, pertanto, cioè, pertanto dato lo stupido Tujak. Ma mi pare che qua c'è da decidere se lui, chi l'ha candidato o chi l'ha votato, forse è da fare una classifica tra queste tre categorie. Chi è più stupido, intende? Esattamente, cioè mi dispiace. Non mi vergogno, perché ascoltare certe cose da un consigliere comunale. Ma non stai argomentando niente. Ma non stai argomentando. Argomenta, ma come? Visto che sei bravo. Argomento, ma basta ascoltarlo, argomenta. Non serve argomentare. Credo che basta. No, basta ascoltare, no, e non serve argomentare. Non sei portatore. Argomenta. Sarà lui il portatore. Se sei capace, argomenta, visto che è ignorante Tujak e chi lo ha eletto. Argomenta. Uno che commenta. Vedi che non lo fai, non sei capace. Ma no. Non sei capace. Entra nell'argomento, se hai coraggio. Entro nell'argomento. Fallo. Ha creato di Trieste un caso nazionale andando ad attaccare il Maometto, che è una persona di riferimento. Vado a il Maometto, a sta parte c'è Maometto, non il Maometto. Parliamo di cultura. Creando uno scontro tra le religioni. Creando uno scontro, dicendo cosa? Entra nell'argomento, per cortesia, parla, argomenta, la gente vuole capire. Ma cosa c'è da argomentare? Dicendo che Maometto è un pedofilo. Sì. Basta questo, cosa devo ancora argomentare? Veramente non era così. Una definizione inqualificabile, ingiustificabile, indifendibile. Perché? Pertanto... Perché? Chi è un pedofilo? Dammi la definizione di pedofilo, Ma cos'è, chi è un pedofilo? Un pedofilo è uno che... Di chi è un pedofilo? Il pedofilo è uno che va con una minorenne, una bambina. Sì, quindi? Sì, ma parliamo di fatti accaduti 1500 anni fa. Sì. Ma di tu cosa le vedi stiamo le foto, parlando? Tu le vedi le foto delle spose bambine che ci sono? Ma certo che le vedo. Quindi, penso che la condanna sia stata chiara. Siccome sei portatore di cultura, lo sai che non 1500 anni fa, ma 20 anni fa, l'Ayatollah Khomeini, che è il massimo esponente, era il massimo esponente. Ma più che condannare quelli fatti. Degli sciiti, ha decretato che si possono sposare le bambine a 9 anni, e non parliamo di 1500 anni fa. Argomenta le cose. Me un pedofilo cos'è? L'hai detto anche tu. Bene, se il signor A va con la bambina B, è un pedofilo o no?
Certo. Bene, ma poi puoi condannare o non condannare quello che vuoi. Del 2016, poi puoi condannare parliamo, o non condannare. Parliamo dell'Arabia attuale o quella di 1500 sì. anni fa, possiamo parlare di tante cose. Qual è la bestialità in questo caso? Dillo. La bestialità? La bestialità non è la condanna all'imam, la bestialità è riferirsi a Maometto in quei termini, creando uno scontro tra le religioni in una città multiculturale, multietnica, multireligiosa, che non aveva bisogno di queste polemiche. Abbiamo capito. Abbiamo dato capito, storico, va bene. Il dato storico è quello avete, o no? Avete candidato Tuia, che adesso rispondi, ve lo tenete. Per cortesia, il dato storico, è quello o no? Il dato storico di cosa dice? Cosa nel 1500 nel, non è 1500 cosa anni fa quando? Nel 600 cosa è successo storicamente? Non, evidentemente si poteva evidentemente, farlo evidentemente no si poteva farlo bene evidentemente sì. Vent'anni fa Khomeini diceva questo, ma oggi ci sono ancora le spose bambine. In Iran evidentemente si poteva fare. A me risulta che Gesù forse ha cacciato i mercanti dal Tempio come massima manifestazione di violenza. Parliamo dell'Inquisizione, vogliamo parlare dell'Inquisizione allora, non so. Possiamo parlare sull'Inquisizione che è stato uno dei peggiori cancri della Chiesa. Parliamo delle crociate, delle bellezze che si facevano. Ma è un dato storico, come quello di Maometto. E dire che una persona, adesso senza parlare di Maometto, ma parliamo di A e B, se A ha 54 anni e va con B che ha 9, è un pedofilo, punto. È vero o non è vero? Per la legge italiana sì. No, per la legge italiana, per la tua morale. Per la tua morale. Anche. Per la... Ma basta. E allora dici la stessa cosa. Ma no. Stai dicendo la stessa cosa. Io solo sto condannando l'imam, ma sto... Stai dicendo la stessa cosa. Mi fermo. Cosa. Come sto il problema è stato riferimento al profeta. Questo ci ha detto anche molto chiaramente il presidente del centro culturale di Piazza. Cosa ti hanno fatto? Il lavaggio del cervello? Non sei più il nostro sindaco, scrivono via sms. Allora ci fermiamo per un minuto e poi ricominciamo da qui, aspettiamo. Non vorrei che l'opinione pubblica cogliesse in questo gesto dei significati di riconoscimento e di approvazione rispetto alle unioni civili che questa maggioranza di centrodestra non dà, perché continua a considerarle frutto di una legge sbagliata. Il centrodestra triestino, la coalizione che sostiene il sindaco di Piazza, il giorno dopo l'annuncio da parte del primo cittadino di voler ratificare le unioni civili in soldoni celebrari matrimoni gay, appare preso in contropiede. C'è chi nel commentarla non nasconde la propria sorpresa e una certa amarezza. Non posso interferire sulla decisione del sindaco, ognuno risponderà con la propria coscienza. Io sono rimasto meravigliato, oserei dire addolorato, comunque rispetto la decisione del sindaco. Anche quegli esponenti del centrodestra che quando scoppiò la polemica dopo la mancata concessione della sala matrimoni per le unioni civili cercarono di gettare acqua sul fuoco, oggi non vedono di buon occhio il quasi dietro fronte di Roberto Di Piazza. Nel rispetto delle idee di tutti e delle tendenze di tutti, la celebrazione da parte del sindaco mi pare francamente un atto un po' esagerato. C'è poi un altro aspetto, l'idea cioè che Di Piazza abbia voluto in qualche modo rimarcare la propria distanza da alcune decisioni della maggioranza. Non a caso l'annuncio è arrivato subito dopo il caos originato dal caso Regeni. Se Porro tende a minimizzare questo aspetto del problema, Marini lo prende abbastanza di petto. Non c'è nella maggioranza una corrente estrema, ci sono delle idee che bisogna rispettare, come sono le idee nel centro-sinistra, così nel centro-destra, bisogna rispettare tutte le idee. Questa giunta e questa maggioranza sono, dobbiamo ricordarlo, di centro-destra, non di destra estremista. Sono composte da Forza Italia e dalla lista di Piazza, che sono delle formazioni di centro, dalla Lega Nord e dei Fratelli d'Italia, che hanno una posizione di destra più forte. Credo che il sindaco di Piazza, da questo punto di vista, voglia mandare un segnale in questo senso. Mi chiedo però se quello delle unioni civili fosse il tema più giusto e più appropriato per mandare questo tipo di segnale. Abbiamo aggiunto un dato che è quello di Bruno Marini, un po' la polemica all'interno del centrodestra, il titolo Gaffo Trappole, insomma più che trappole è una tensione che molti definiscono più che palpabile all'interno della maggioranza. Cosa vi sta succedendo?
Caccia allo scoop è il titolo. Non lo so, vediamo, noi cerchiamo sempre la Caccia allo scoop. Caccia allo scoop, vabbè, però cosa dice Babuder? Cosa sta succedendo? Sinceramente, mi ha colpito la dichiarazione di Bertoli oggi, se confermata. Forse dobbiamo ragionare se siamo adatti ad amministrare. Arrivo anche quella. Allora, anzitutto mi sia consentito di fare un passo indietro brevissimo rispetto all'argomentazione che prima è stata toccata e ai toni pacati che sono stati dimostrati qui in studio anche dal rappresentante delle comunità islamiche. Da amministratore sono stato eletto e chiamato a contribuire proprio ad amministrare la città e sinceramente faccio fatica a capire l'attualità del tema sollevato da l'amico consigliere, collega Tuiak, se non facendo riferimento al fatto che due giorni fa celebrava la festa, tra virgolette la giornata, perdonatemi perché non è assolutamente una festa, la giornata delle bambine e delle ragazze. Questa una giornata volta a tutelare, a tenere certo, alta proprio l'argomentazione rispetto alle spose bambine. Nulla per me ha a che vedere invece il tirare in ballo il Maometto. Ecco. Se devo essere sincero, questo faccio difficoltà a capirlo. Poi, chiaramente, si è voluto in qualche maniera fare riferimento a quelle che sono state le dichiarazioni di un imam danese che in riferimento agli immigrati in una città di Aarhus, nella quale il governo danese ha detto bisogna in qualche maniera separare le spose troppo giovani per il governo, chiaramente, rispetto ai mariti che sono troppo grandi, e se devo essere sincero lo condivido. Da qui però a crearne un caso anche a livello locale non ne vedevo sinceramente la necessità. Ciò detto, e conoscendo anche quella che è stata l'operosità del collega e amico Fabio in questi mesi in consiglio, io sono assolutamente certo della sua buona fede nel volere in qualche maniera sostenere questo tema, forse fatto in una maniera sbagliata. Ciò detto, non mi dilungo oltremodo perché non vorrei entrare. Non credo che ci siano né gaffe né trappole, credo che ci sia per quanto riguarda questa giunta la voglia di andare avanti, la voglia di aver preso in mano tante situazioni che prima erano state in qualche modo abbandonate. Se qualcuno dice che mancano le delibere, ci sono molte mozioni, come si stava dicendo in questi giorni, per me è un bene perché vuol dire che il Consiglio partecipa e che quindi tende a trasmettere agli assessori, alla Giunta, tutte quelle che sono le richieste delle persone della cittadinanza. Vedo che c'è una grande operosità nelle commissioni, vedo che c'è voglia di collaborare a volte tra i diversi gruppi e quello che ovviamente io condanno è un senso quasi di chiaramente voler trovare a volte uno scontro a tutti i costi che sta prevalentemente in capo al Partito Democratico. Questo lo vedo perché sembra quasi che loro siano un po' portatori, ecco, di quella che è la verità assoluta, sia nelle questioni pratiche che hanno toccato con mano loro nei 5 anni precedenti. Faccio un esempio per quanto riguarda le sperimentazioni delle vie chiuse, via Mazzini, per quelle che possono essere sperimentazioni nelle scuole. Sperimentazioni che partono da una tesi e che poi vengono in qualche maniera smentite dai fatti. Ecco, per cui Cassano, e poi vorrei sentire, grazie Babuder, vedo molti messaggi, quindi credo che poi anche Polidori voglia rispondere. Cassano, Carini e poi torniamo a Polidori. Ma io ormai su questo è stato detto quasi tutto. Penso che bisognerebbe vederla come un'infelice uscita espressa su un mezzo che non consente di sbagliare, specialmente per una persona che ha un ruolo politico e soprattutto nella maggioranza anche. Anche perché poi può andare a creare nelle persone meno accorte, nelle persone meno acculturate su questo tipo di problematiche, degli attriti con la comunità islamica triestina, può creare una serie di cose che sicuramente non vanno a favore della convivenza civile, dell'integrazione che ormai, volenti o nolenti, dovremmo sempre di più cercare di integrare, di far nostra. È un momento storico, ci sono questi movimenti di popolazione, la stessa Trieste, diciamo, è stata resa grande, è stata portata a dei livelli di civiltà molto elevati da una serie di popolazioni, di razze, di etnie che si sono succedute. Per cui io direi a questo punto
che solamente delle scuse accompagnate poi da un atteggiamento fattivo possano un po' attenuare le situazioni. Allora, giusto citare questo, perché io lo dicevo anche prima, ricordando quanto è successo ieri sera, prima di sentire Carini Polidori, Guido, mi fai riascoltare, ci fai riascoltare cosa si è detto ieri sera quando Fabio Tujak era ospite qui, perché appunto a un certo momento lui dice chiedo scusa, vediamo. No, io scrivo solo d'amore, di Dio. Dire che Maometto è pedofilo, cioè. Maometto ha sposato. Valutando una cultura di 1500 anni fa, mi sembra. Ci manca questo. Adesso chiuso il capitolo. Se prende a 54 anni una sposa di 6 anni, no, certo, secondo me anche anni fa certo, era pedofilia, certo. No? Ho detto una cosa sbagliata. In italiano certo. Si chiama pedofilia. Io che sono ignorante, no? Nel 500 si parlava di. No, era normale a 54 anni prendersi una sposa di 6. Come puoi giudicare una cultura di 1500 anni fa? Se fai una valutazione adesso. Questa cultura, ancora adesso le spose bambine non ti dicono. Parla di adesso, non di Maometto. Infatti, di 1500 anni fa, scusami. Avevo scritto perché, sopra il post delle spose bambine. Ma lo dico anche per te, perché se c'è qualcuno folle, no, che ti sta leggendo, che ti sta ascoltando... Ma era una cosa, no? Puoi anche avere tu conseguenze, cioè io lo dico anche e soprattutto per te, cioè non puoi parlarmi di Maometto e della pedofilia di Maometto. Era un pedofilo Maometto, ha sposato una bambina di 6 anni. Lasciamo perdere. Una volta si usava così, mi spiace, ma adesso sarebbe pedofilia, ho capito, una volta si usava così. Però quello che è successo a Charlie Hebdo, cioè scrivere una cosa di questo genere può tirarle un rischio, io torno su questa domanda. Infatti mi sono scusato perché scrivo tante cose su Facebook. Ho sbagliato forse, però ho detto solo la verità, perché si chiama pedofilia. Mi spiace se un uomo di 54 anni si sposa una bambina di 6. Questo è un dato di fatto. Se magari gli islamici lo giudicheranno come una cosa buona, visto che ancora adesso hanno l'usanza delle spose bambine, così dicono, qualcuno dice che sono portatore di cultura, a me questa cultura fa schifo, non la voglio per i miei figli, per la mia famiglia, per la nostra società. Allora, non ha detto chiedo scusa, ha detto mi dispiace ma è così, ho detto avrò esagerato, ecco questo è nelle parole di Tujak. Carini, cosa dice? Secondo me ci sono tre punti. Il primo è che Trieste è la città più internazionale del mondo, molto più di New York, perché mentre lì si trovano le diverse comunità nei vari blocks, qua invece nello stesso condominio conviviamo perfettamente tra miliardi di comunità diverse. E ecco perché stiamo anche organizzando, sto pensando proprio a un festival delle comunità che possa esaltare a livello mondiale, che possa esaltare proprio quelle che sono le grandi culture presenti qui a Trieste. Ma il secondo punto invece è quello che sono certo che Fabio Tujak, un ragazzo giovane appena arrivato alla politica, sta imparando giorno dopo giorno quanto sia difficile pesare ogni parola, perché quando hai un ruolo istituzionale chiaramente ogni tua virgola viene giudicata e pesata in maniera proprio assolutamente totale. Di conseguenza, insomma, sono certo che comunque abbia molta buona volontà e porterà avanti sicuramente qualche buona proposta. Il terzo aspetto però mi fa anche pensare quanto qui a Trieste, ma non solo, in Italia in questo momento ci siano tanti pesi e tantissime misure, ovvero certamente si è creato un grande caos attorno alla questione Regeni, poi adesso alla dichiarazione di Tujak, e gli esponenti insomma di un PD ormai senza testa, senza anima e senza cuore chiaramente hanno tentato di approfittarne in tutte le maniere, strumentalizzando ad hoc tutto questo. Ma chi adesso sta massacrando Tujak, che io non voglio dare nessun tipo di giudizio su questo, forse si dimentica che a giugno, in piena campagna elettorale, poco prima del ballottaggio, il direttore delle relazioni internazionali della Presidente Serracchiani, quindi non nemmeno uno qualsiasi, scrisse un post sul suo Facebook dicendo possano morire gli adepti di tutti gli adepti della peggiore tra le religioni di merda.
e questo si riferiva chiaramente all'Islam. Questo è il direttore delle relazioni internazionali della regione che è ancora lì al suo posto e non credo che nel PD né tanti altri si siano incazzati a dovere per una cosa che io la trovo ingiustificabile oltre ogni limite. E lì è al suo posto, relazioni internazionali tra l'altro. Per me è detto tutto. Polidori? Dice bene Fabio Carini, perché effettivamente non è Tujak il primo ad esprimersi, può averlo detto in maniera grossolana, ma è un dato storico. Io non entro nell'argomento, ma è storia il fatto che Maometto, 54enne, sposò a 6 anni una bambina e a 9 anni la portò a letto comunque la fece quello che fece, dopodiché ognuno può fare, visto che non siamo in un paese dove ci si può esprimere liberamente, evidentemente, o meglio, dove si strumentalizza ad hoc tutte le cose. Io mi sto effettivamente stancando perché non è solo, ripeto, non è solo il Tujak che parla di queste cose, lo si può leggere in un libro di Magdi Allam e sicuramente non è l'ultimo arrivato, ci sono dichiarazioni da parte, ricordo, della Santanché che diceva questo, sono dati oggettivi. Se prendete il libro di Magdi Cristiano, Allam dice testualmente quello che ha detto Tujak. Dopodiché ci può essere una sensibilità più o meno forte nei confronti dell'Islam e di quello che dice, ma io condanno fermamente quello che oggi è una delle più grandi malattie che abbiamo, è quella del relativismo, cioè il fatto di stare zitti e girarsi dall'altra parte e non dire le cose come stanno o non potersi esprimere, perché se io da laico io ho il permesso, fino a prova contraria, fino a quando mi sarà dato il permesso, di andare a contestare una Papa Francesco nel momento in cui mette le religioni sullo stesso piano, allora io da laico dico non è possibile che tu, massimo esponente del cattolicesimo, no, vai a dire a un'altra persona che magari deve prendere una decisione sul fatto di diventare cattolico o musulmano o quant'altro, dire guarda, le religioni sono tutte uguali, non cambia nulla, hanno tutte lo stesso valore. Sei capo della Chiesa cattolica e hai il diritto dovere di fare delle differenze tra quello che è il cristianesimo, che si basa sul Cristo che si è incarnato uomo, sulla Trinità, sul Padre, Figlio e Spirito Santo, che sono cose che sono completamente diverse dall'Islam. Questo è il relativismo che fa girare la testa e le coscienze dall'altra parte e che non fa dire le cose come stanno. Questa è la cosa che condanno di più. Dopodiché, sono stufo di strumentalizzazioni, perché siamo in una città ormai che ha un PD che non sa che argomenti tirare fuori. Perché stiamo facendo un lavoro serio all'interno del Consiglio Comunale, stiamo producendo forse come mai si era prodotto prima, va bene? E tutto viene messo in secondo piano perché? Perché si va a vedere quale strumentalizzazione possiamo fare oggi, dicono quelli del PD, con la gran cassa del Piccolo di Trieste che li fa da 18esima pagina era oggi su Regeni, 18esima pagina in 5 giorni. È una cosa assolutamente indegna, inqualificabile. Quando Regeni è morto, il Piccolo, lo ricordo, ha messo mezza pagina a 8 colonne, va bene? E oggi stiamo assistendo a 18 pagine di filato di questo giornale che non ha altro argomento se non quello di andare a pescare tutte le strumentalizzazioni possibili per far piacere al PD e per dar contro alla Lega o comunque al centrodestra. Furonic. Lei diceva che tra l'altro questa dichiarazione di Tujak, secondo lei, è peggiore di quanto fece Charlie Hebdo allora con le vignette? Cioè? A confronto le vignette di Charlie Hebdo sembrano l'acqua di rose, poi ognuno si assume la responsabilità di quello che dice, poi quando posso capire, tolleriamo certe dichiarazioni in campagna elettorale, anche se... Scusa, già... tu parli della responsabilità che si sta prendendo lui in questo momento, certo, o del fatto oggettivo di quello che ha detto confrontato con Charlie Hebdo? Sono due cose diverse, stai parlando? Io sto dicendo che quanto ha detto è forse peggiore del contenuto delle vignette. Su questo evidentemente non hai capito, va bene. Pensavo che dicessi il rischio che corre, perché evidentemente ogni persona che dice qualcosa... Certamente, però il rischio potrebbe non essere solo suo. Perché se
se un musulmano dicesse qualcosa contro Gesù non correrebbe nessun rischio. Evidentemente dall'altra parte i rischi ce ne corrono, e su questo bisogna meditare. Ma no? possiamo meditare anche sul ruolo avuto dall'Occidente nel far crescere l'islamismo radicale. Magari meditiamo anche su questo, su tutta una serie di interventi militari che hanno portato alla crescita dell'islamismo radicale. Stai giustificando, va bene? Sto giustificando il radicalismo islamico. Sto illustrando quelli che sono magari i motivi per i quali adesso abbiamo il problema dell'islamismo radicale, mentre 30 anni fa forse questo problema non c'era, era molto più limitato. Magari fare qualche intervento militare in meno in Medio Oriente forse poteva limitare il nascere di... Anche interventi militari in Bosnia o nel Kosovo in meno poteva farli l'Occidente, no? Infatti abbiamo visto cosa è successo in Bosnia, che è stato un ricettacolo per gli islamisti e anche per il terrorismo islamico. Molti provengono appunto da quella zona. Quindi per te dobbiamo chiedere scusa al radicalismo islamico, perché è colpa nostra che li abbiamo bombardati? No, io non ho detto, forse tu interpreti sempre le mie parole come ti pare, ma io dico che un po' di responsabilità ce l'abbiamo noi come... A scusarci allora? Dobbiamo scusarci? No, io non ho detto questo. Perché solo dalla parte nostra... Perché 1500 anni di scorreria di musulmani in tutto il Mediterraneo, quelle lì sono cose, no? Di il concetto che stavo illustrando, ma poi so che la tua tecnica di interrompere... Sto cercando di capire. Anzi, ti stai mettendo al livello di Tuyak. A prendere un caffè con l'imam. Sì, va bene, certo. Ok, mi fa piacere. Lei avrebbe detto? Io andrei, certo. Io sono sempre per la conoscenza delle cose. No? Ma non sono per l'ipocrisia. Quindi. Dicevo, a parte la responsabilità di quanto ho detto, io sono contento che il Consiglio Comunale lavori tanto, ma per il momento mi pare che tutte le questioni più dibattute siano poco legate al futuro economico della nostra città. Hai dato la risposta, perché sono strumentali. Ma delle altre non si dice nulla. No, ma forse perché si fa forse qui a Telequattro si può dire, ma sicuramente non sul piccolo. Sicuramente non lì. Siete tutti perseguitati. Non ho capito se Tuyak è di nuovo in linea, perché ha chiesto di intervenire ancora. Non so perché poi... Ecco. Tuyak, cosa voleva aggiungere? Che poi non vorrei, insomma, esagerassimo su questa parte. Niente di che. Mi ha chiamato mio figlio, Raul, che stava guardando davanti alla TV, e mi ha detto, papà, ma quello stronzo là che ti offende? E ho detto, quello è Frullanci, c'è un figlio titino comunista. Ma volevo dirti, io non è che non vado là dagli islamici perché non capisco. Non vado perché io amo la mia religione, le mie tradizioni, le difendo. Io non voglio andare con gli islamici. Io amo il mio paese, le mie tradizioni, la mia cultura cattolica e cristiana. Questo volevo dirti, va bene? Grazie. Tuyak, ok, è chiaro. Aspetti solo un secondo. No. Non faccia dire le parolacce a suo figlio, intanto. Scherzo, anche per stemperare. Va a dormire. Però, ci ha colpito, insomma, l'idea. Adesso Polidori ha detto, io un caffè con il presidente del Centro Culturale Islamico andrei a prenderlo, sono per la conoscenza. Su questo io torno, insomma, perché non si confronta, non parla con Salah Kibaria? Tuyak? Ok, mi sente? Sì, mi ho staccato un attimo dal telefono, dimmi. Ok, no, era solo per dire, ribadisco, cioè perché non va a prendere questo caffè, non vi confrontate, cerchiamo di chiudere questa polemica, anche perché adesso lo stesso Furani ci dice quello che lei ha scritto è anche peggio di certe vignette di Charlie Hebdo, insomma, per certi versi. Ma io ripeto, come
come ho già scritto, detto in trasmissione ieri, non credo di aver detto niente di sbagliato. Non ho detto niente di sbagliato perché si chiama pedofilia. Questo è, non volevo offendere nessuno perché non ho offeso nessuno. Perché ma solo è una qualche pratica miliardo che di persone, la, magari. La cultura islamica è ancora tollerata. Furlanic insiste, lei non capirebbe, diciamo, dovesse incontrarsi con Salek Bahria, non capirebbe questo confronto, no? Non capirei io questo se ci sono, io ho capito, ho detto che la maggior parte dei musulmani moderati condannano la pedofilia, però c'è anche una parte che, ma le sue parole erano un attacco verso tutti i musulmani, sia gli estremisti che i moderati. Aspetti tu, Iac, dare del pedofilo a Maometto un attacco a tutti i musulmani, che siano moderati o estremisti, è un attacco indifferenziato. Se un uomo di 54 anni va con una bambina di 6 è un pedofilo, è un dato di fatto, e ribadiamo il concetto, ribadiamolo ancora, va bene? Bene, penso che non occorre che dico altro, se no venivo là a parlare direttamente. Va bene, grazie, va bene. Grazie, ciao, Fabio Tujak, buonasera. Buonasera, va bene, non... mi ha stupito, ma chiudiamo, diciamo, qui, perché comunque pensavo che in qualche maniera Tujak questa sera cercasse un confronto, un dialogo, vabbè, insomma, la scelta è sua. Quanto vi imbarazza questo? Perché vedevo molti sms, insomma, Trieste finisce sugli organi di stampa nazionali per le polemiche, avete difficoltà forse poi magari a raccontare quello che viene fatto in questi periodi perché viene nascosto da queste polemiche? Imbarazzo nessuno, perché questo, visto siamo in un contesto in cui... Dunque la Lega Nord sostiene... Siamo in un contesto, e te lo argomento, sai cosa vuol dire te lo argomento? Allora, le dichiarazioni di Tuja te lo sto argomentando, ho detto stiamo facendo una buonissima gestione della città di Trieste e la gente se ne sta accorgendo e se ne sta rendendo conto. E siccome stiamo facendo bene, allora dall'altra parte c'è qualcuno che ha il potere ancora di strumentalizzare tutto ciò che vuole. Tutto ciò che vuole, perché puoi andare a prendere qualsiasi frase e ricostruirla, guardati i filmati delle Iene come sono ricostruiti, visto che c'era il tuo ex sindaco che ha avuto a che dire su queste cose, sai benissimo, siete maestri per strumentalizzare voi la sinistra, perché siete anche portatori della cultura, della sapienza, di tutto lo scibile umano, eccetera, eccetera. No, noi siamo dei poveri ignoranti e per cui voi sapete come approfittarvi, di noi poveri barboni, barbari, ignoranti, eccetera, eccetera. Però sta di fatto che la cosa non mi imbarazza, non per quello che si dice, perché io comincerei a tenere fuori questi argomenti, cioè, no, per cercare di parlare di cose concrete, di tutte le cose che avete combinato voi come sinistra in Consiglio Comunale negli ultimi 5 anni e di quello che stiamo... Nella seconda parte parliamo di questo, mi dice una cosa, secondo lei, Polidori... Solo una cosa, posso tranquillamente dire, imbarazza il fatto che ormai a votare la sinistra sono le classi medio-alte, il che vuol dire che la sinistra ha sbagliato completamente. Quando i dati delle ultime elezioni comunali hanno sono tanti operai che votano Lega. Esatto, hanno evidenziato che il ceto medio-basso ha votato tendenzialmente il centrodestra, vuol dire che quelli che oggi chiami ignoranti sono quelli che oggi chiami ignoranti e che una volta ti facevano comodo perché ti votavano. L'hai detto prima, quelli che hanno votato Tujak sono ignoranti come Tujak. E sono quelli che votavano prima voi. Sì, allora, vedi, è meglio che lasciamo qui, perché sennò... Allora, c'è la pubblicità, vi fermo. Poi mi dice se Tujak rischia l'espulsione in qualche maniera dalla Lega, si è discusso anche di questo. Dopo ne parliamo dopo la pubblicità e poi affrontiamo i temi... Riceverà un premio, mi pare di capire. Cittadini, affrontiamo i temi cittadini, altro, diciamo. Quindi dopo la pubblicità, tra un minuto, vi aspettiamo. Noi facciamo regolarmente i nostri controlli e regolarmente troviamo spesso e volentieri l'extracomunitario senza Ma se la Caritas fornisce il tesserino, perché questi sono senza? Ma bisogna domandarlo a loro. Se lo dimenticano probabilmente. Lo rivendono?
L'ha detto lei, non l'ho detto io. Così il presidente della Trieste Trasporti, Pier Giorgio Lucarini, in merito alla polemica nata nei mesi scorsi riguardo i presunti viaggi gratis dei richiedenti asilo a Trieste a bordo degli autobus locali. Il riferimento è stato chiaro, ognuno svolge il proprio ruolo. Da un lato la Caritas fornisce gli strumenti agli stranieri per farli spostare da un punto all'altro della città, dall'altro l'azienda esegue i controlli. Stride soltanto il dato relativo a chi viaggia senza biglietto e la risposta di Lucarini ha lasciato il dubbio su alcuni aspetti. Il discorso tutto nasce da un dato, o meglio una stima, ripresa questa mattina, ovvero quella relativa ai mancati incassi che la Trieste Trasporti subisce, in generale, a causa dei portoghesi del biglietto. I dati dicono che la Trieste Trasporti, grosso modo, un 2 milioni di euro all'anno li perde per l'evasione tariffaria. Ci stiamo attrezzando, oltre alle telecamere di cui parlavo prima, anche con il conto passeggeri. Stiamo facendo la gara per contare il numero dei passeggeri che salgono sugli autobus, e cercheremo di incentivare anche il controllo sugli autobus stessi, naturalmente. Poi una novità, i tornelli sugli autobus, che faranno la loro comparsa entro il primo semestre del 2017. Metteremo dei tornelli in modo tale che la gente entri sull'autobus con biglietto o abbonamento. Come si diceva prima, quel modello nordico. Modello nordico più possibile. Ripeto, sono tutti quanti investimenti che l'azienda con i propri quattrini farà nei prossimi mesi. Ecco, questo Pier Giorgio Lucarini. Aggiungiamo un altro dato, non dimenticatevi le unioni civili con l'attacco di Bruno Marini che abbiamo visto poco fa. Questo è il tema sull'accoglienza ai migranti, una polemica, ricorderete, di qualche mese fa, che torna e resta evidentemente sui tanti che viaggiano sprovvisti di quel titolo. Polidori, torno alla domanda e così chiudiamo, spero, insomma, questa parte, visto che questa sera abbiamo sentito ancora una volta Fabio Tujak. Rischia l'espulsione o no? Ma diciamo che... Cosa vuole fare Fedriga di lui? Ma no, non è che si vuole fare nulla, cioè nessuno è da mettere sulla gogna, c'è da rendersi conto che siamo in un contesto dove, grazie a Dio, c'è ancora qualche emittente, dico emittente non a caso, libera, dove ci si può esprimere, ci si può confrontare, laddove c'è una strumentalizzazione enorme in questa città da parte della carta stampata, che pende da una parte assoluta e non vede l'ora di trovare il cavillo per poter strumentalizzare tutto. Quindi la risposta è che dobbiamo andare a far vedere alla gente quello che stiamo facendo, no? Il lavoro che stiamo facendo e che abbiamo svolto lo faremo vedere meglio e quindi cercheremo di concentrarci su quello piuttosto che su altre questioni. Dunque la risposta è no. Che sono, che no cosa? Non, cioè, sarà espulso, diciamo, Tujak, che questo intende. No, non c'è nessuna espulsione, non so, non vedo perché. Babuder, vi mette in difficoltà? Personalmente no, mi fa dispiacere che poi si parli di questo e si levi spazio a quelle che sono le cose concrete che stiamo realizzando. Ecco, non mette me in difficoltà, credo che, da come ho detto, il buon Fabio dovrebbe... Mi dovrebbe dare un consiglio per quelli che sono le sue tariffe su internet, perché veramente riesce a stare tantissimo anche lì nonostante gli impegni. Quindi magari se stesse un po' meno su internet forse sarebbe un meglio. Ecco. Ma qualche caffè in più, lo dico col sorriso, perché so che in realtà anche si attiva ed è attivo nelle cose concrete. Facciamo un giga, bravissimo, e poi basta, insomma. Ci sono tante cose concrete, a me piace parlare di quelle. Adesso ci arriviamo. Adesso avete fatto vedere un utile servizio stamattina quando c'era ospite il presidente di Trieste Trasporti. E proprio ieri noi abbiamo avuto con le organizzazioni sindacali in commissione un incontro molto proficuo, atteso da diversi mesi se non anni, in cui le stesse organizzazioni sindacali, gli autisti ma non solo di Trieste Trasporti, hanno voluto illustrare alle commissioni sia problematiche strutturali di strada sia quelle che anche loro magari sono costretti a vivere quotidianamente per svolgere il servizio. Ecco, queste sono le cose che riguardavano sia, come ho detto, urbanistica, sia sicurezza sugli autobus per gli stessi autisti,
non tralasciando anche che quelle che sono le piccole necessità anche loro durante le festività nei movimenti, quindi la possibilità di avere dei servizi nei capolinea, la possibilità di essere tutelati per quanto riguarda durante la loro conduzione dei mezzi attraverso dei vetri, la telecamere che verranno installate, per cui ci sono tante e varie situazioni di confronto anche con le organizzazioni sindacali su questo tema. Mi lasci dire che qualche appunto, non dalle organizzazioni, non all'interno della commissione, sono arrivate proprio sulla sicurezza di alcune linee, in particolare la 10 e la 20, certo. Chiaramente, come ne avete dato contezza anche voi in precedenza, a volte si possono manifestare delle problematiche e con ciò, ecco, mi fermo, ma ne abbiamo già parlato, io spero che Trieste Trasporti riesca anche a prendere in considerazione quelle che sono le richieste. Un tavolo proficuo, ecco, a me piace parlare di questo, non è vero che si parla solo di gaffo di trappole, abbiamo parlato di scuola, oggi l'assessore Brandi ha illustrato come a circa due mesi dall'inizio, un mese e mezzo dall'inizio delle scuole, quindi anche degli asili, si sia drasticamente ridotto quello che è il numero delle persone, delle famiglie che non avevano trovato una collocazione per il proprio bimbo. Le domande quindi inevase sono notevolmente diminuite. Dobbiamo dire che ci sono dei progetti intrapresi in precedenza che vengono portati avanti. Ci si è dati un'ulteriore mossa per quelle che riguarda la questione per ciò che concerne la questione della ferriera. Lo sappiamo, anche domani le diverse associazioni ambientaliste tireranno e faranno un convegno domani mattina, tra l'altro. Per cui sono tanti atti di collaborazione tra l'amministrazione e i cittadini che sono quelli che sono mancati negli anni precedenti. Ricordiamoci, noi stiamo ancora lavorando su bilanci approvati dalla precedente amministrazione, le poste che sono a disposizione degli uffici sono pertanto collegate a quelle che erano i precedenti indirizzi politici. È nostro intendimento, come si sta facendo, quello di coinvolgere il più possibile la cittadinanza, le diverse associazioni di categoria, di rappresentanti. Ci sono diversi progetti che riguardano anche l'imprenditoria, il favorire l'imprenditoria ad esempio nel mercato coperto, tante situazioni che potrebbero in qualche maniera avvantaggiare quello che è anche il lavoro, che era il nostro motto durante la campagna elettorale. Siamo stati votati dalle persone per questo, non per parlare di altre cose. Carini, com'è finita la sua vicenda in regione? Con la regione è finita che... Cioè, lei lavora all'ufficio stampa, lo ricordiamo, durante la campagna elettorale qual era stata la sua frase? Era un'aspettativa, perché ho preso 6 mesi di aspettativa proprio insomma, per, in occasione del periodo in cui ho svolto la mia campagna elettorale come candidato sindaco. Quando sono rientrato, il 1° luglio, mi sono trovato un richiamo da parte della regione che mi diceva che non avrei potuto criticare la Presidente Serracchiani in un'occasione proprio di una puntata di Ring, dove avevo detto insomma, che... ribadisco proprio quelle parole, lei avrebbe depredato Trieste con la complicità del sindaco, era un pensiero che avevo espresso in quel momento, e evidentemente siccome i diritti costituzionali e anche i diritti di poter esprimere soprattutto in campagna elettorale la propria opinione politica, che mi sembra che in Italia siano garantiti, evidentemente questo viene messo in discussione. E ho controrisposto affidandomi chiaramente uno studio legale, anche auspicavo che ci fosse una chiusura immediata, insomma, e quindi una ripartenza molto più positiva rispetto a questa questione. Così non è stato. Pochi giorni fa mi è arrivato un provvedimento che, mentre si paventava anche di peggio, hanno cercato comunque di non smentirsi. E mi è stata comminata una multa, ritenendomi comunque colpevole, ha detto che non avrei dovuto e potuto, pur essendo anche in aspettativa, in piena campagna elettorale come candidato, esprimere questo parere. Io a questo punto lascio ad ognuno il commento. A me sembra veramente una situazione molto molto grave. Adesso chiaramente insieme all'avvocato valuteremo tutte le azioni da intraprendere avanti, ma su questo direi che possiamo tranquillamente pensare a cose più belle. Che multa è? Cioè cosa significa? 4 ore di trattenuta sullo stipendio, che di per sé possono non essere tantissime, ma è proprio il fatto che uno ritenga che non si possa criticare, quindi che sia una lesa maestà, poter dire la propria opinione in campagna elettorale. Credo che questo deve essere consentito a chiunque, deve essere almeno queste libertà, spero che continuino a essere garantite, nonostante si vada verso un'Italia, e rimango sempre dell'opinione che Trieste sia non solo Italia, perché avremo tante opportunità che non stiamo cogliendo, ma al di là di tutto questo stiamo andando verso un centralismo esasperato.
verso un centralismo che dà un potere pazzesco, se il referendum che andremo adesso a votare vinceranno i sì, andrà un potere pazzesco allo Stato e alla maggioranza di governo, tanto che il Premier diventerà un oligarca a mio parere, andrà a dare alle regioni comunque un potere minore, ma comunque talmente superiore rispetto a quello dei comuni che un comune dovrà essere vassallo rispetto agli enti superiori per poter sopravvivere. Io credo che questo sia una cosa veramente tragica, soprattutto per una città come Trieste che deve fare della propria indipendenza, della propria autonomia, della propria forza un cavallo di battaglia assoluto. La buona notizia di oggi invece che viene comunque dalla regione è quella che per Trieste io la ritengo un'ottima notizia, è quella dell'introduzione della tassa di soggiorno a livello regionale da 0,5 a 2,50 euro in maniera tale che questi fondi e per Trieste credo possono essere, vedremo quanto il Comune deciderà poi insomma anche di introdurre a diversi livelli di stelle e di struttura, ma penso che si possano tradurre in 3-4 milioni di euro all'anno, del quale il 70% sono vincolati a dei interventi infrastrutturali, sì. Investimenti infrastrutturali chiaramente che riguardano il turismo, e il 30% invece alla promozione. Bene la tassa di soggiorno, quindi. Ma benissimo, io in campagna elettorale sostenevo che fosse necessaria e questo è fondamentale per Trieste dal punto di vista turistico. Allora, vedo molti sms che fanno riferimento alla sinistra, ora vi faccio riascoltare. Chiedo a Guido, alla regia, l'intervento di Roberto Treu ieri mattina, l'ex assessore di Roberto Cosolini a Sveglia Trieste, quando attacca l'attuale giunta. Visto che il Partito Democratico non è rappresentato stasera, sentiamo almeno Treu. Siamo sicuri che più che un'azione del sindaco non sia stata una trappolona politica tesa al sindaco e che questa dei rinnovi civili sia poi una reazione, diciamo, del vero di Piazza Uomo? No, probabilmente è una reazione più di Piazza Uomo, di un tentativo di recuperare politicamente diciamo, una serie di gaffe, questa. E questa è la seconda, la terza, la quarta, e pertanto il tentativo di farsi marcia indietro sull'unione civile per recuperare. Il problema è vero un altro, che c'è una maggioranza che sostanzialmente lo smando, perché se fosse vero quello che ci viene, che stai dicendo, il problema è questo: il sindaco ha una maggioranza che va per conto suo, e non solo su questi aspetti, perché non si sa chi è stato il promotore della mozione che ha riguardato lo striscione. Si dice che sulle azioni, sulle unioni gay, ci sono, basta leggere le dichiarazioni, a cominciare il vice sindaco, posizioni totalmente diverse ora fra il sindaco e il vice sindaco e parte della giunta. Credo che questa strumentalizzazione che è stata fatta da parte del centrodestra in realtà dimostra la pochezza di intervenire sulle altre cose. Poi anche su questi aspetti è significativo che si dividono continuamente ed è di questo che si parla, insomma, non si parla d'altro. Se leggiamo quello che succede nel centrodestra, ci sono continuamente, a suo caso Regeni, questa cosa prima dell'unione civile, prima ancora gli interventi per togliere ai barboni la coperta, insomma, veramente, e anche qui c'è stata una levata di scudi da parte della stessa Curia, cioè, insomma, sono tutta una serie di fatti che rendono la città veramente irriconoscibile rispetto a una città tollerante, aperta, solidale, laica che è stata e che è Trieste. Allora, così Roberto Treu, Polidori replica, poi sentiamo Cassano. Mi ha ispirato Treu, perché mettendo insieme tutto è evidente che questa sinistra, della quale non c'è nessun rappresentante del PD oggi, evidentemente hanno paura del confronto. O parli della sinistra o parli del PD. Oggi parli, sì, hai ragione, ti posso dare ragione. Ecco, non c'è nessun rappresentante del PD e di questo sono io, non puoi dirlo tu Avarino, ma dico io che hanno paura evidentemente del confronto. È una ulteriore constatazione e conferma del fatto che stanno strumentalizzando su tutto. Allora io dico, ribalto la questione, state attenti voi della sinistra, del PD, voi del PD, va meglio, voi del PD, state attenti perché vi state voi mettendo in un gioco e state mettendo la città e tutti i cittadini in un gioco che può essere pericoloso, perché alzare la tensione in questo modo su questioni che poi sulle quali non voglio ritornare, però basta vedere l'estratto di quello che ha detto l'esponente del PD per
capire che una grossa responsabilità se la stanno cominciando a prendere, e non vorrei che questa tensione che è stata creata e fomentata e rifocillata da loro, no? Non vorrei che si ritorcesse poi su altre questioni di ordine pubblico, e non voglio dire altro. Va bene, qui le dicono di argomentare su cosa state facendo bene, poi ci torniamo. Cosa fu? No, volevo Cassaro. Solo toccare un breve passaggio, no? Perché secondo me in questo primo periodo di giunta di piazza si è pensato solo alle cose, diciamo, mediaticamente più importanti. Non le ha pensate il PD? No. Voi avete attuato quei punti del programma, più semplicemente... Cioè le ordinanze, ma, le dice queste sì, cose che vengono un po' più di mancia. Sono cose di sostanza, non sono cose mediatiche. No, cioè, sono cose che avevate nel programma, sì. Pertanto giustamente... Avete attuato quei punti. Sono cose concrete, voglio dire, ma sì. Mediatiche sembrerebbero un'altra cosa. Ma, no? Sono cose concrete che però ovviamente... Piacciono o non piacciono? No, ma riguardano più questioni, diciamo, morali che non... vere cose di ordine pubblico e di qualità della vita nella città. Questo aspetta, non è... poi magari mi darai ragione se mi fai concludere il ragionamento. Ecco, sugli artisti di strada, no? Per esempio, io all'epoca, quando si parlava di introdurre il regolamento, ero contrario, proprio perché ritenevo che in questo modo si dava la possibilità poi, in caso di modifica della maggioranza, il che è avvenuto, di usare quel regolamento proprio per limitare in qualche modo la possibilità per gli artisti di strada di interpretare liberamente per le strade, per le piazze. Cioè, perché secondo lei intanto non ci deve essere una regolamentazione? No, non ci doveva essere una regolamentazione. Ma l'avete inventata voi prima. Ma appunto, ma io ero contrario. Non andava fatto. Appunto, sì. Dico questo, infatti io in maggioranza battagliavo contro per lei qualsiasi tipo di artista di strada deve esserci, certo, senza libertà, alcuna limitazione. Per la piena libertà, soprattutto ero contrario a un regolamento che dava la possibilità alle giunte successive di modificare in funzione al pensiero politico, ovviamente, che cambia in base alla giunta che governa una città. Se tu apri quella finestra, poi liberi tutti, ovviamente... la giunta di centrodestra ha interpretato quella possibilità in modo più restrittivo, e adesso c'è appunto anche questa questione del eventuale sequestro. Ma scusa, avevi detto eri contrario adesso? Sei contrario? No, io ero contrario a maggior ragione, che non aver capito. Perché così si aperta la porta alla possibilità da parte vostra di usare quel regolamento in funzione al vostro pensiero politico legittimo. Infatti io contesto la scelta di prima, contesto quella ovviamente di adesso, la vostra chiusura sugli, che è un regolamento che difende gli artisti di strada. No, è un regolamento che difende gli artisti di strada. È un regolamento e te lo che spiego. Limita fortemente la possibilità. È uguale identico al regolamento di prima, semplicemente prima era stata prevista un regolamento, era stata prevista un'ammenda, era evidente che nessuno pagasse un'ammenda. Sì, il regolamento il regolamento è stato votato. La sanzione aggiuntiva è quella del sequestro dello strumento, sì. Dopo peraltro un richiamo per un alleggerimento della misura fatto da Forza Italia, proprio a tutela degli artisti di strada, perché il nostro obiettivo chiaramente non è quello di colpire la brava ballerina, ma è quello di colpire in particolare i gitani che vanno in giro a dar fastidio ai turisti tra i bar, che evidentemente non possono essere tollerati. E non solo, al pari, non se solo. Mi consenti sulle cose fatte, vorrei ricordare 27 scuole riaperte in tempo a settembre. Le poste di bilancio nel primo assestamento poste di bilancio a copertura per la terminazione dei lavori in alcuni impianti sportivi, affrontato il tema delle palestre abbandonate dalla giunta precedente negli istituti scolastici e nelle proprietà comunali,
il mercato ortofrutticolo, il mercato delle elezioni, bravo, il mercato ortofrutticolo, il mercato del pesce, li leggo perché la caserma Beleno, insomma tante cose sono state fatte e tante si stanno intraprendendo adesso. Una cosa che il suo Michele di abbandonato mi è stato segnalato oggi da un amico su Facebook, Claudio Visintin, mi ha detto che c'è un asilo per cui sono stati stanziati a Catinari. L'asilo è un asilo aziendale. Dell'azienda sanitaria. Bravissimo, è un asilo dell'azienda sanitaria, anche oggi ne è stato parlato. Ovviamente il comune non può intervenire in questo settore, ma l'assessore Brandi invece ha fatto l'illustrazione della possibilità di aprire un'ulteriore struttura di asilo entro i prossimi anni in una zona da definire. Quindi io dico, si sta facendo molto, purtroppo si parla di altro. Questo dipende un po' da quelle che sono gli organi di informazione, ma dipende anche da come noi trasmettiamo evidentemente le notizie. Non è assolutamente vero che si è divisi, perché non mi pare che ci sia mai stata una votazione in maniera disomogenea. Prendo atto invece che in precedenza c'era stata una gran divisione, tu Istok me ne darai atto, siete stati i primi tra virgolette a contrastare quelle che erano le politiche, per cui io ritengo che dopo un'estate e un mese di settembre in cui si è lavorato molto ci possano essere anche delle necessità di assestamento, però non certamente una divisione, tantomeno un giudizio negativo su quello che viene fatto a livello di giunta. Se ci sono delle esternazioni sono personali, questo punto. Poi chiaramente è ovvio che non c'è questo appeal verso le nostre politiche ed è evidente che chi di dovere, l'informazione, chiamiamola così, ci gioca anche un po'. Allora, mi dà un flash, Furoni, ci vuole sentire Cassano sulle parole di Treu, anche sì, un no, giudizio io, diciamo, in questi primi tempi. Dico solamente che mi pare evidente che ci siano due differenti vedute all'interno dell'attuale maggioranza. Cioè? C'è l'ala, soprattutto quelle politiche portate avanti dalla Lega per quanto riguarda l'immigrazione, cavalli di battaglia ovviamente della Lega, pertanto legittimo, e poi ovviamente c'è ogni tanto il tentativo di compensare questo estremismo di altre forze, ma è sostanzialmente quanto detto da Bruno Marini, c'è una componente di centro, una componente di destra in questa maggioranza. Programma condiviso. Sì, è condiviso, ma per cui vedi che... Programma condiviso, guarda, mi pare che sulle unioni civili, a parte che ovviamente è un dovere da parte del sindaco, evidentemente Roberti non lo voleva fare, dunque necessariamente questa è la coscienza dovuta personale. Io sì, sono stato anche chiaro io in consiglio, io sono se vogliamo di un'altra categoria ancora rispetto al centrodestra, per cui l'ho anche dichiarato. Se posso dire quello che manca secondo me, almeno dall'esterno, perché ovviamente non seguendo più i lavori d'aula non posso commentare quanto si sta facendo quotidianamente nelle commissioni, però mi pare che in questo periodo manchi un po' il lavoro di collante da parte del sindaco. Qualche volta mi pare ci che ci sono dei contrasti sotto le braccia. Mi pare che ci siano, ecco. Almeno guardando dall'esterno, questa è la mia impressione. Cassano, che dice? Ma direi che noi come movimento dei cittadini, discendendo dall'associazione Una Regione in Comune, ci siamo sempre posti come un ponte, diciamo, per tentare un'integrazione. Ci collochiamo nell'area del centro-sinistra, ma siamo sempre stati per una visione non divisiva, per una visione di progresso, per una visione, diciamo, di evoluzione positiva. È d'accordo con Treu? Cioè, nel senso che in città è cambiato un clima, ma un respiro? Sì, si sente un po' il cambiamento, d'altronde è ovvio. Io direi. Ma per fortuna dipende dai punti di vista. Per fortuna che vedo più pulizia, vedo dipende più attenzione, dai punti di vedo vista. Più... Ci sono io dico per fortuna, ma poi dipende. Sì, diciamo punti, che sì, ci sono delle espressioni diverse a seconda pare che i bravi artisti siano stati messi al muro, anzi stare, oggi passeggiavo questo, e ne vedevo alcuni bravi, dicevo forse questo, questi apprezzano. Su questo posso essere d'accordo, assolutamente, perché io sono sicuramente conscio che ci vuole una regolamentazione. Bisogna lasciare la possibilità anche agli artisti di strada di esprimersi,
Ovviamente la regolamentazione va benissimo perché con questo sistema si anche giustamente tutela lo stesso artista. L'altro facendo una, diciamo, una cosa chiara. È ovvio, diciamo che quello che è un po' così può essere che ha fatto sentire quest'aria diversa è un po' forse anche le espressioni del sindaco, che d'altronde lo conosciamo, sappiamo, cioè, quali? Per esempio quelle di voler cacciare via tutti quelli che dormono, sul, giustamente. Ma anche bisogna sistemare, io oggi bisogna mettere anche in questo caso i commercianti della zona della stazione sono disperati. Ma sì, I residenti della via Geppa sono disperati. Certo, però ci non sono si può... delle situazioni che vanno affrontate. Vanno affrontate, l'abbiamo visto dalle cronache, non si può solamente cacciare via. Ma non si cacciano, non si sistemano. Si sistemano, certo. Ma nessuno ha mai parlato di cacciarli. Fino adesso. Di cacciarli da lì, ma di sistemarli. Sì, ma all'inizio sembrava un po' che fosse un pugno duro. Ma questo pacchetto strumentalista di strada chiedono pulizia, controllo, sicurezza. E io credo che queste siano le politiche che bisogna attuare. Poi se qualcun altro vuole lasciare la libertà assoluta, fare di Trieste l'anarchia, per me credo ci vuole delle regole, ci vogliono sempre delle regole chiaramente condivise, delle regole che accontentino logiche, tutti. Che siano forse, di buon senso. Forse, dico, ecco. È stato un po' interpretato anche per le espressioni usate, è stato interpretato come un non voler sistemare, ma come piuttosto un voler far sparire, far cacciare, dopo bisogna chiaramente andare a vedere esattamente come verrà sistemato il tutto. Assolutamente, ma io credo che se invece uno continui a lasciare o lasciasse così senza un limite le persone in strada, l'accatone che continua a dare fastidio al turista, la mancanza di pulizia, credo che poi alla fine porti a un... Siamo d'accordo, eccoci. Siamo quindi, assolutamente se d'accordo. Poi quando si mettono delle regole c'è una parte politica che si alza e che inveisce contro tutti e contro tutti, la prima cosa che dice, strumentalizza, ride, come vedevo ieri sera l'esponente del PD, meno male che oggi non c'è nessuno, ma da un altro punto di vista è un peccato, perché insomma così si dimostra quello che a volte il tono dell'interlocuzione. Io credo che mettere delle regole sia doveroso, poi è evidente che forse bisogna agire anche con un minimo di astuzia e essere capaci di trasmettere le novità, trasmettere e comunicare anche quelle che sono le nuove normazioni. Comunicare in maniera corretta, per cui, anche perché, assolutamente, anche perché potrebbe essere poi che questa presa di posizione apparentemente forse dura, perché magari all'inizio non spiegata oppure non sufficientemente pubblicizzata. Non c'è più sordo di chi non vuol sentire dall'altra parte. Può essere che anche nella stessa componente che sostiene il, diciamo, l'attuale maggioranza possa esserci un'interpretazione come via libera per poter poi usare la mano dura oppure per poter fare un tipo di, avere un tipo di comportamento magari non proprio civile. Vabbè, allora, questo mi sento assolutamente di rigettarlo, perché non mi pare che da parte nostra ci siano mai state incitazioni a comportamenti poco civili. Non dico che ci siano incitazioni. Diciamo solo le che non vorrei che poi portano alle incitazioni. Abbiamo visto l'altro giorno in consiglio comunale delle scene per me avvilenti di toni, così. purtroppo frutto anche forse di operazioni e azioni un poco maldestre. Pertanto da questo a dire poi che si inciti un po' la violenza o che si giustifichino Non ho detto questo, ho detto solo che potrebbero esserci delle interpretazioni non corrette che portano a dei comportamenti forse magari non proprio consoni. Ecco, questo ma ho detto. Non so cosa tu ci fermiamo, però. Aspetti Polidori. Poi una domanda ancora per Carini, che ricordate nel secondo turno scelse di sostenere con la sua forza Roberto Di Piazza. Gli chiederemo se è ancora di quell'idea, che giudizio dà di questi primi mesi. Tutto tra un minuto, tra poco. Cosa è successo? Abbiamo visto, c'è stato qualche urlo vergogna? C'è stata qualche espressione di dissenso diversa dai normali canali, no? Quelli imposti. Però c'è stata una rissa, insomma, quello poi è il problema, no? Ma c'è stata una rissa dove? Tra due consiglieri? No, chi c'è stata la rissa? Poi lo mostreremo, dai, però no. Vergogna. Aspettate, calmo. Sempre voi. La prego, non va bene così, la prego, dopo discutiamo. Allora, diciamo, c'è stata una rissa tra il pubblico.
Come tra il pubblico? Nel pubblico, cioè i ragazzi che erano lì. Allora, ci sono state queste espressioni che... Ma il vigile insanguinato? A differenza di altri, hanno... espresso in maniera sbagliata questa opposizione. In maniera sbagliata. C'è qualcuno che semplicemente ha voluto esprimere, no? A parole, dicendo semplicemente vergogna, vergognatevi. Io penso che su questo non ci sia alcunché. E gli è venuto sangue dal naso il vigile. Allora loro citavano questa sera nel dibattito il fatto che un poliziotto sia stato ferito, sia... Non potete però chiedere queste cose a me. Io chiedo come è andata e queste sono le cose che vedo. Non devo neanche valutarlo io, ma scusate, ma cosa c'entra questo discorso? E quindi questo è. L'espressione si è espressa in una maniera diversa rispetto ad altre persone. In modo democratico. La stessa indignazione. Va bene. Noi leghisti non stiamo simpatici alla Casa delle Culture. Mi è rimasto proprio impresso il giorno che è arrivato Salvini e le zecche dei centri sociali hanno incominciato a lanciare oggetti verso di noi. C'era mia moglie con i bambini in braccio che piangeva, io me lo sono ricordato, io se vengo eletto vi chiudo quel posto posto sarà chiuso. Se lei condanna la violenza che è stata fatta in Consiglio Comunale contro le forze dell'ordine. Va bene, vi prego. Bastiani? Ma io non so che violenza. Allora, se ci sarà stata. Se la condanna. Sì, ma se sarà stata fatta violenza là, come al discorso di Salvini, giusto? Abbiamo parlato, benissimo. Io mi chiedo, né io né voi, non penso che siamo coloro che debbano decidere su questo fatto qua. Quindi di cosa stiamo parlando? La condanna o la condanna? Se c'è qualcuno che dirà che ci sono state fatte violenze, chi le ha commesse pagherà come se. Quindi lei le condanna? Come se ci saranno state. Se qualcuno riconoscerà che queste violenze ci sono state, solo in quel caso. Allora, siccome citavate adesso quanto accaduto in Consiglio Comunale negli ultimi giorni, questo è quello invece che è successo ieri sera a Ring. Cominciamo da lei, Cassano, che pensa? Ma io penso che quando si va fuori dal civile confronto e si comincia ad assumere degli atteggiamenti molto duri e che non danno spunto a un possibile avvicinamento, abbiamo sempre perso qualcosa tutti quanti, ecco. Più di questo non esprimerei adesso. Furanic? Io doveva dire qualcosa di diverso Emiliano Bastiani del Casa delle Culture? No, non sono io il portavoce della Casa delle Culture. Io mi rammarico solamente del fatto che in questo paese, con tutti i problemi che ci sono per quanto riguarda la crisi del lavoro, la crisi economica, la disoccupazione, alla fine i temi più caldi continuano ad essere questi, che in realtà poi non cambiano la vita delle persone. Io vorrei che in Italia ci si, consentitemi il termine, incazzasse di più per appunto il lavoro che manca, per l'economia che non va, per delle leggi che penalizzano sempre di più i giovani. Per questo motivo la gente dovrebbe incazzarsi. Ovviamente senza arrivare agli eccessi, io per fortuna credo in 5 anni in cui ho gestito il Consiglio Comunale mi è capitato una o due volte di dover allontanare delle persone dalla zona adibita al pubblico del Consiglio Comunale, ma non è mai capitato per fortuna di arrivare a una zuffa di... Perché è successo secondo lei? Ma è successo perché secondo me c'è stata una volontà da parte appunto di questa maggioranza, di parte di questa maggioranza, appunto di portare avanti i toni, lei dice? Di portare avanti il determinato, non l'inverso, parte, no? Dall'altra parte, cioè, secondo te non c'è stata un'uguale contrapposizione sterile, secondo me, e strumentale? Secondo me c'è stata questo è quello che dicevo prima. No, c'è stata tutta una serie di errori.
anche dall'altra parte. Poi non... se parliamo della questione dello striscione di Giulio Regeni, secondo me il primo errore fondamentale è stato quello di presentare una mozione. Cioè che... ovviamente doveva essere ancora discussa in quel contesto, ma discussa tra le persone. Cioè, sarebbe come se io oggi andassi a discutere di un qualunque cosa con te mentre siamo qua, scriviamo e dico: guardate, cioè, io mi sono sorpreso che determinate consiglieri che hanno una lunga militanza di consiglio, lunga esperienza di consiglio, abbiano presentato una mozione su quell'argomento. Secondo me era ovvio che un argomento di quel tipo... Guardi l'ultima parola del titolo, quindi? Ma trappola, si sono messi da soli in trappola, secondo me. Cioè, probabilmente... O era una trappola per il sindaco, questo dico. Ma se era una trappola per il sindaco, allora si apre tutto un altro discorso. Io dubito che dopo 3 mesi già... tutti e quattro i partiti, perché quella mozione è stata firmata dal capigruppo di tutte e quattro le forze politiche che sostengono il sindaco, cioè si coalizzano per fare un trappolone nei confronti del sindaco. Se fosse così, a questo punto non ci sarebbero solo leggeri scontri interni, ma sarebbe una maggioranza già a rischio di implosione o esplosione, che dir si voglia. Ma, Polidori? Cioè, così? Veramente... Però tutto il resto parte, secondo me, da un errore madornale che è stato quello di presentare la mozione. Allora, tra l'altro, Menis ieri sera criticava il fatto che si trattasse di una mozione d'urgenza. Ma c'è stato spiegato che mozione d'urgenza in quel caso è perché la possano discutere i capigruppo, però, no? Ex presidente mi dice così? Ma in realtà no, perché visto l'argomento che tratta di una questione che secondo me non è di competenza di nessuna delle 6 commissioni, in ogni caso il Presidente del Consiglio poteva decidere di assegnarla alla Capigruppo. A parte che il Presidente del Consiglio Comunale può sempre decidere a che commissione assegnare una determinata La giustificazione commissione. È stata, era d'urgenza, non perché c'era fretta di discutere di questa cosa, ma perché la potessero discutere i capigruppo. Stato spiegato. Cioè, allora, secondo me, ripeto, non doveva essere presentata una mozione su quell'argomento, perché ovvio una mozione su quell'argomento era una trappola in realtà per Di Piazza? No, non era una trappola e le cose sono andate così, è meglio ribadirlo perché forse poi si capisce, no? Quale non si parla di trappola qui, ma di patti tra gentiluomini, perché nel momento in cui abbiamo cominciato a discutere la mozione nella capigruppo, io stesso a un certo punto ho detto: bene, visto che un problema è soltanto di tempistica, perché se è vero che noi avessimo voluto togliere lo striscione perché ci dava noia o eravamo contrari, lo facevamo subito, non dopo 4 mesi. Ma era quindi soltanto una questione di tempistica. Tutto questo casino è venuto fuori per una questione di tempistica, laddove io stesso ho chiesto alle opposizioni all'interno della capigruppo: dite voi, ci prendiamo una settimana, dite voi quali sono le tempistiche per eventualmente togliere lo striscione. Nel momento in cui lo dicevo, qualcuno, ed è stato detto, cioè il consigliere Menis dei 5 Stelle, accennando di sì sopra il banco, sotto postava la mozione dicendo: queste sono le priorità del centrodestra, cominciando a creare tutto quello che è successo. Per questo dicendo che queste sono le strumentalizzazioni e i pericoli in cui la sinistra e il 5 Stelle, che è la stessa cosa, no? Sta creando nei confronti delle tensioni che dopo vengono fuori in consiglio, va bene? B, il fatto che evidentemente il patto tra gentiluomini lo dai una volta sola e se vieni meno non lo dai più. È quello che ho detto io ed è quello che hanno detto gli altri capigruppo. Io non voglio insegnare a fare politica a nessuno perché non ne ho le capacità, però secondo me su un argomento del genere, senza fare mozioni, ci si parla, si discute. Ma avevamo detto, prendiamoci tempo e discutiamo. In quel momento è venuto fuori il post su Facebook, quale sicuramente quelli di Tuia vengono massacrati, questo invece non viene neanche minimamente fatto nella gogna mediatica. Non viene neanche criticato. Presentare una mozione urgente con quel testo è stato un errore madornale.
Un altro punto di vista è che secondo me Di Piazza e l'attuale governo del comune di Trieste ha reso il miglior servizio possibile a causa di Regeni. Perché? Perché quello striscione ormai era assuefatto, ogni cosa fa il suo tempo, e quello striscione lì ormai sulla facciata del comune non lo vedeva più nessuno, c'era assuefazione. Invece così, attraverso tutto quello che è successo, si è riuscito di nuovo a tirare fuori l'argomento, quindi si è stuzzicato nuovamente. A far svegliare. Che l'ha messo, come i bambini, l'ha messo il giorno dopo, quando per otto mesi non aveva... svegliate nuovamente ulteriori coscienze. Nessuno aveva detto niente contro di lei. La miglior cosa. La miglior cosa per rimettere in moto un meccanismo, anche se sappiamo benissimo che la verità la conosciamo e non la conosceremo mai, ma comunque sia si è rimesso in moto un meccanismo. Ecco perché credo il miglior servizio l'abbia reso proprio anche questo gesto, dalla mozione alla rimozione, ma l'importante è il risultato. Io l'ho anche detto, io ne sono contento di questo davanti al pubblico, perché c'erano due tipi di pubblico lì, c'erano quelli che volevano ascoltare e sentire le nostre ragioni anche se dissentendo da noi, e dopo c'era quell'altra parte, no, questo che, succede sempre, no, ecco, però ho fatto la distinzione. Io sono contento, oggi ho detto che si sia parlato tanto di Regeni, no? Perché ha fatto un effetto molto più grande dello striscione tenuto lì 8 mesi. Questo ho detto, e su questo penso che sia d'accordo tutto il centrodestra. Carini, convinto ancora l'appoggio dopo qualche mese, sì, la sua scelta su Roberto Di Piazza? Sì, sono certo che la scelta è stata quella corretta, in quanto altrimenti credo saremmo alle prese con una città veramente allo sbando, insomma, perché questa era la mia impressione del governo comunale precedente, di una gestione Cosolini assolutamente scellerata, e questo l'ho detto. Penso che prima di dare un giudizio, non dico definitivo, ma comunque credibile, ci vogliano ancora parecchi mesi, perché si è rimessa in moto una macchina, perché comunque Di Piazza credo stia in questo momento agendo, parlando e ragionando in maniera molto equilibrata. E c'è solo una cosa, ecco, che io non avrei fatto al suo posto, ma questo è chiaramente, però io l'UTI non l'avrei costituita, perché sono decisamente contrario rispetto a questa UTI Giuliana. Non avrei neanche abolito le province, come è già stato fatto purtroppo qua in Friuli Venezia Giulia. Adesso speriamo comunque che la riforma costituzionale non vada in porto così come è stata scritta, ma al di là di tutto credo che il vero giudizio lo si darà tra qualche mese. Io sono fiducioso. Sull'UTI infatti è un altro tema, diciamo, di dibattito all'interno della maggioranza, esatto. Babuder, sull'UTI abbiamo appena approvato una mozione che invita, e poi le chiedo le parole di Marini, sospendere l'attività amministrativa volta al perfezionamento dell'adesione del comune di Trieste all'UTI. Io sono stato sempre fortemente contrario all'UTI. L'unione territoriale intercomunale. È evidente che però non bisogna, pertanto cercare la miglior soluzione possibile. La miglior soluzione possibile sarà condivisa con un consiglio comunale che ha l'obbligo e il dovere di votarla. Quindi il sindaco in questo momento è impegnato anche rispetto alle nostre volontà, e anche i sindaci firmatari dell'UTI sono impegnati ad altrettanta volontà, visto che il Comune di Trieste è parte vincolante, la firma del Comune di Trieste è parte attuativa poi di questo nuovo soggetto, un soggetto che per quanto ci riguarda l'abbiamo visto sempre fortemente contrario, con la convinzione che la Regione non possa in alcuna maniera dettare legge in termini di minacce, nel senso di mancati trasferimenti. Diversi comuni, decine e decine di comuni in Friuli si sono opposti a queste scelte, e credo che la Regione non abbia fatto un favore a nessuno dei comuni, né di quelli che l'hanno accettata con voglia o senza voglia, né tantomeno di chi invece non l'ha accettato, perché nel programma non la volevate. Pesa, la Lega Nord si è arrabbiata molto su questo, no? Con l'intervento di Massimiliano Fedriga. Pesa nel senso che un giudizio è vincolato a quello che è l'espressione amministrativa di un consiglio comunale. Pertanto è giusto che ci siano intrapresi dei passi, è altrettanto corretto e giusto che il consiglio comunale abbia inteso
mettere dei paletti affinché si possa trovare la migliore delle soluzioni. Voleva intervenire ancora poi Polidori. No, sì. Scusa Fernando, do un'informazione che tra l'altro poi è emersa anche oggi vista dai nuovi DDL del commercio. Infatti il piano urbanistico e il piano del commercio che svilupperà comunque il comune saranno vincolati ad ogni caso all'approvazione da parte dell'UTI, che significa che il comune di Trieste dovrà comunque confrontarsi anche con i comuni limitrofi. Questo secondo me è un limite che arrecherà dei danni, ma speriamo che si possa andare oltre. Perché? Perché comunque il comune capofila, un comune grande come Trieste, capoluogo, non può discutere con i comuni più piccoli. Certamente no, può ascoltare, ma non dover discutere, ma non può essere vincolato. Esatto. Non può essere vincolato. Io credo che di quest'UTI nessuno possa essere contento e di questo dobbiamo purtroppo ringraziare la Regione. Io aggiungo solo una piccola nota che è anche un ulteriore motivo oltre ai mille diversi che ho per i quali il 4 dicembre voterò no alle modifiche della Costituzione. È stato recentemente approvato il nuovo statuto della Regione Friuli Venezia Giulia che rispetto al testo vecchio ha cancellato il riferimento alle province. No? Nello statuto della Regione Friuli Venezia Giulia non ci sono più le province. Però se il 4 dicembre vince il no, ovviamente il testo della Costituzione rimane invariato e nella Costituzione le province ci sono. Certo. E dunque poi sono proprio curioso di vedere cosa farà la Presidente della Regione Serracchiani quando dovrà necessariamente reintrodurre le province, perché credo che lo statuto della Regione non possa essere in contrasto con la Costituzione. Pertanto, ovviamente, vista la mia contrarietà assoluta alle UTI, questo è un ulteriore motivo per il quale voterò con convinzione no alle modifiche della Costituzione. Ecco, vedete, questa è l'ennesima dimostrazione del pastrocchio che è stato fatto a livello istituzionale. Laddove si gridava al spending review, risparmiamo i costi, no? Togliamo le province, poi alla fine si vengono a togliere 4 province e si vengono a istituire 18 unioni territoriali intercomunali nella sola regione con 18 centri di costo, dove le competenze non sono definite, dove non si sa chi sta dentro, chi sta fuori, dove viene messo un meccanismo non premiale come dicono ma ricattatorio nella serie, cioè, che se non entri non ti do i soldi. Su però questo siete arrabbiati con Di Piazza su questo voi? Allora la situazione in questo momento ce la siamo trovata con un'adesione già in corso, per cui non è che potevamo dire no, non facciamo nulla, perché c'è da valutare anche il fatto che ci sono dei contributi anche a livello europeo che si rischierebbe di perdere, quindi bisogna stare attenti su questa questione qua. Resta il fatto che politicamente noi siamo, questa è stata una mozione interlocutoria, diciamo, temporanea che va a tamponare la situazione, ma ho detto anche in consiglio e l'ho dichiarato, la nostra intenzione è come tutta quella del centrodestra che ha sottoscritto un documento dove si dice ferma e netta contrarietà alle UTI, si dovrà necessariamente andare col grimaldello a distruggere questo giocattolino della Serracchiani che sta portando, che porterà danni enormi per quanto riguarda l'assetto istituzionale del Friuli Venezia Giulia. Cassano, su questo che pensa? Ma gli UTI, argomento complicatissimo. Diciamo. Sulle UTI non posso che essere d'accordo, considerato che il nostro assessore Pannontin è uno degli artefici, certo, di questa cosa. Penso che sicuramente ci possa essere un margine di miglioramento, anzi ce ne saranno più di uno, però dobbiamo andare verso un'integrazione che quando sarà a regime... Mi piace sempre la parola integrazione. Tutte le salse. Integrazione è una cosa che mi piace tanto, sì, è una mia fissa, e comunque quando ci sarà, le UTI saranno funzionanti a pieno regime, sicuramente il risparmio ci sarà, perché tutti i servizi che adesso sono duplicati nei vari comuni verranno centralizzati. Non ha senso che 3-4 comuni limitrofi abbiano c'è già adesso molta più confusione. Ma perché adesso non è ancora stato fatto un ordinamento, diciamo, definitivo? Si è tolta anche la possibilità ai cittadini di poter eleggere i propri rappresentanti, diciamole tutte anche, no? Diciamo che i margini, come ho detto, i margini di miglioramento ci sono.
Bisognerà discuterli, magari anche tutti assieme, per vedere. Poi dovrete spiegarmi come 18 centri di costo costano di meno di 4 centri di costo. Allora i 18 centri di costo non saranno più 18, perché come dicevo la centralizzazione porterà a una diminuzione dei centri di costo. Sentivamo così anche sull'azienda sanitaria. L'azienda sanitaria è un discorso... Su tante riforme intraprese di cui non vediamo ancora l'attuazione, di cui Trieste invece ne paga le conseguenze. Diciamo che tutte queste riforme per le sicurezze, per l'emergenza, tutte queste riforme porteranno dei risparmi. Quando saranno regime? Sentivamo di quelle che erano i CAP, i CUP, tutti i centri di primaria assistenza che dovevano quando essere regime. Quando tutto questo sarà regime? Ma sono nello stesso edificio. Sapete, noi sentiamo tante di quelle cose della regione che devono essere a regime, ma di concreto abbiamo visto molto poco. Ma perché bisogna lavorarci, ci sono molte resistenze. Ci sono molte resistenze, perché chiaramente chi fa parte dei centri di costo che adesso si vogliono togliere... Ma le avete avute al vostro interno, nella comunità locale, nei sindaci che sono espressione di quelli che sono... Beh, ma non vorrete mica essere solo voi ad avere delle resistenze interne. No, in maniera più assoluta, però vedete, un po' di concreto. Tutte le proiezioni comunque dicono che i costi aumenteranno notevolmente. Nella ferriera tutte ci le vuole tempo, in tutto ci vuole tempo. Non vedo dove vedete questo risparmio. Non penso proprio. Partecipazione democratica, dice. Evidente questo. E il referendum fa il paio con questo, no? È lo stesso impianto che parte dalle menti del PD, che è un impianto che va a mettere le mani sul territorio, a prescindere dalla volontà dei cittadini. Rendiamoci conto, le UTI e il referendum fanno il paio, sono fonte della stessa mente perversa. Io ho sempre detto che è meglio dimezzare il costo del singolo parlamentare che dimezzare i parlamentari, perché si risparmia la stessa cifra, però non a discapito della democrazia. Credo che si doveva andare in quella direzione. Questo è uno dei vari motivi per i quali appunto sono contrario a queste modifiche costituzionali, perché in realtà l'unica conseguenza è che i cittadini non potranno nemmeno decidere i senatori, resta il Senato, ma non sarà eletto dai cittadini, ma sarà deciso da nominati che ovviamente avranno anche l'immunità e tutte queste varie cose che ovviamente sono presenti nella riforma. Che... Oltre al fatto che il potere esecutivo, legislativo, giudiziario e di controllo delle televisioni saranno in mano a un'unica persona. Cioè, sì, è terrificante. Non avrà nemmeno la maggioranza dei voti, certo. No? Perché se si mantiene questo sistema elettorale, uno che potrà vincere con il 20-25% dei voti e potrà decidere tutto. Cioè, onestamente, una riforma che... Ne parleremo, perché l'abbiamo promesso, nelle settimane prossime organizzeremo con due parlamentari di questa regione un dibattito o confronto avvicinandoci al 4 dicembre. Allora, grazie per essere stati con noi questa sera, a voi per averci seguito. Ricordatevi, domani mattina, come sempre, Sveglia Trieste, prima fascia il segretario del PD Antonella Grim, così le chiederemo come mai stasera non c'era un rappresentante del PD. E seconda fascia torna Lorenzo Pilat, quindi lo annunciamo. Torna domani mattina. Ma di solito non era la seconda fascia quella vietata ai minori? Avete invertito? No, mi scuserà Antonella per la battuta. Era carina. La seconda fascia si canta a partire dalle 9 con Lorenzo Pilat. Grazie, buonanotte.